so che ho sempre sonno. Signore e signori, vi presento la varietà, ovvero i peggiori personaggi esistenti nella società. L'ottimista a prescindere, sta per scoppiare la terza guerra mondiale in Siria, ma tanto a noi non ci interessa perché siamo fuori dalla crisi. Il burattinaio, ovvero il regista occulto. Aboliremo l'IMU. Bravo, ci caschino sempre, Il troll o anche l'hater del web. Ma vergognati! Ma sei un demente! Ma fai schifo! Perché non mi segui? Seguimi che ti seguo! Ti ho retweetato! Ma che te credi una tweet star? Ci sono più inquilini nel tuo condominio che follower che ti seguono! Ok, va bene, hai ragione tu, stai sereno! Lipster barbuto! Ma è la moda! L'intellettuale moralista che si erge a guru. In una società in cui l'etica e la morale sono state profondamente messe in crisi dalla corruzione, c'è bisogno di un recupero del valore della legalità e della virtù dell'onestà. Ma che in realtà è molto paraguru. Non è che si potrebbe fare un'eccezione alla regola per sveltire quella pratica, L'opinionista tuttologo. Secondo me era meglio il modulo 4-2-3-1. Secondo me è meglio il doppio turno col premio alla lista e non alla coalizione. Secondo me doveva dimettersi prima. Secondo me era colpevole. Secondo me è meglio prima la frutta e poi il dessert. Che secondo me non è un vero lavoro. Secondo me fatti i cavoli tuoi. Il selfista o selfatore seriale un po' vanitoso. Lo youtuber! Youtubers? Come youtubers? Ma sono anch'io uno youtuber! Beh, forse anche noi ci prendiamo a volte un po' troppo sul serio. Beh, in effetti un po' di autoironia non guasta. State comodi and relax!